Amici di gizcina.it, sono in campagna e sto per andare a fare un picnic. Ho dimenticato le padelle, ma il tegamino sicuramente non mi manca. Parliamo oggi di Xiaomi Mi Max nella nostra rapida anteprima. Benvenuti amici di gizcina.it nella preview del Xiaomi Mi Max, un device che arriva come un fulmine a ciel sereno fra noi utenti, se non grazie ai rumor che ci hanno un po' spianato il terreno su quello che sarebbe stato questo dispositivo. Finalmente, o anche purtroppo, dipende poi dai gusti, anche Xiaomi ha deciso di entrare a pieno nel settore dei tablet, dal momento che questo Xiaomi Mi Max si presenta con una diagonale di schermo di ben 6.4 pollici. Davvero grandissimo il display di questo dispositivo, tant'è che si fa davvero tantissima difficoltà ad impugnarlo con una sola mano, ad utilizzarlo comodamente durante l'uso di ogni giorno. È praticamente difficilissimo riuscire a fare tutto ciò che stavamo facendo prima con il nostro smartphone da 5 pollici e mezzo, da 5 pollici. Se poi prendiamo in mano questo Xiaomi Mi Max incontrerete davvero tantissime difficoltà. Ma tralasciando questo aspetto, che senz'altro è una cosa soggettiva, personale, andiamo a vedere quello che è il dispositivo più da vicino, parlando un po' della scheda tecnica. Il device è dotato di un processore Snapdragon 650, 3 GB di memoria RAM, 32 GB di storage interno, una fotocamera posteriore con doppio flash LED ed uno schermo che vi dicevo essere da 6.4 pollici con risoluzione Full HD. Un device che probabilmente a livello di scheda tecnica non si distingue dai tanti altri presenti in circolazione rilasciati dalla stessa Xiaomi. Il prezzo di vendita è decisamente interessante, al di sotto dei 300 euro lo si trova molto molto facilmente nei vari store online, ed in ogni caso possiede un buon rapporto qualità-prezzo, ma soprattutto è un dispositivo dedicato ad una fascia di utenza molto particolare, anche perché non tutti quanti acquisteranno un dispositivo con tale diagonale di schermo, seppur sia davvero invitante da guardare, da utilizzare nell'uso di ogni giorno. La scomodità è praticamente dietro l'angolo. Al di là di queste prime osservazioni a caldo, così dopo averlo ricevuto da Top Reseller Store, che ringraziamo per l'invio di questo sample, vi riserviamo quindi tutti quanti i dettagli maggiori, benchmark, scatti fotografici e quant'altro, alla nostra recensione completa che arriverà a brevissimo sul nostro canale, perciò vi invito anche a seguirci per non perdere tutte quante le nostre novità in arrivo. In ogni caso però voglio ricordarvi anche che il dispositivo si presenta con un corpo interamente in alluminio, scocca unibody non removibile. Nella parte laterale sinistra abbiamo il carrellino per l'inserimento delle SIM, nella parte laterale destra bilanciere per la regolazione del volume, oltre che il tasto power e tasto di blocco. Nella parte superiore abbiamo poi il jack da 3,5 per le cuffie, ma porta infrarossi, ed il secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali, mentre in basso abbiamo lo speaker, il connettore micro USB ed il microfono principale di sistema. Nella parte posteriore la camera principale, il doppio flash LED. Nella parte posteriore, sempre nel centro, abbiamo il sensore per lo sblocco tramite impronta digitale, che funziona in modo quasi impeccabile. In ogni caso non perdetevi la nostra recensione completa che arriverà a brevissimo sul nostro canale. Anche per oggi è tutto, un saluto da Nicola per gizcina.it. Spolliciate!